Il mio nome è Silvia Cusada, sono un auditor di classe 6 e ho raggiunto il livello 7 di OT nella Chiesa di Scientology. Fortunatamente ho lasciato la Chiesa di Scientology 3 anni fa. È stato devastante, specialmente i primi anni, perché pensavo, mi avevano fatto credere che l'unica via d'uscita per un progresso spirituale era stare nella Chiesa. Con grande stupore ho trovato fantastiche persone fuori dalla chiesa. Ho iniziato a studiare, ho iniziato a ricercare i dati che stavano dietro alle ricerche del fondatore e ho aggiunto un repertorio di informazioni che sono senza prezzo. Mi sono resa conto che in effetti il vero potere spirituale non esiste nella Chiesa di Scientology, dove non sei libero di pensare, dove praticamente ti comandano a bacchetta. Il potere spirituale e potere in questo caso non è inteso come è inteso nella Chiesa di Scientology l'essere capace di controllare o di avere il meglio su qualcun altro. Potere è l'abilità di vivere bene, di essere in pace qualsiasi cosa succeda. Questa ti dà la possibilità di poter amare incondizionalmente, di poter aiutare gli altri. Il vero potere è essere al servizio degli altri, senza aspettarsi niente. Questo è il più grande valore di un essere, il poter essere trasparente, il perdere l'io o gli io, le valenze, il carattere, il non aver bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché si è quello che si è. Il silenzio interiore, questo è quello che Eronabba chiama il TR0, essere nel tempo presente. Solo che queste cose non sono capite nella Chiesa, dove la gente vive nella paura. Questo video è fatto comunque perché vengo contattata da tante persone che sono nel procinto di lasciare la Chiesa e sono terrorizzate. Sono terrorizzate da un lato per la paura di ciò che la Chiesa farà su di loro, di perdere la loro famiglia. D'altro canto sono anche proprio tristi, sono afflitte e soffrono dall'essere accusate di essere persone fuori etica, di essere persone, come dicono nella Chiesa, PTS, fonte potenziale di guai. Proprio questo loro dolore viene dal fatto che vengono etichettate e gli viene fatto proprio a sentire che c'è qualcosa di sbagliato dentro di loro, in loro, e che non ce la faranno mai. Ecco, voglio darvi un consiglio, ed è un consiglio importante. Smettete di giudicarvi. Non giudicate, ma non solo gli altri, non giudicate nemmeno voi. Voi siete chi siete, state facendo al meglio, quella è la cosa più bella, un passo dopo l'altro e si arriva in fondo alla strada senza neanche accorgersi. Dovete capire una cosa, che come dice Ronabba, questa vita è un gioco, è un'illusione. In questo gioco non vengono ammesse veramente persone libere. In questo universo puoi giocare il gioco della spiritualità, ma deve rimanere un gioco. Quando tu veramente vuoi essere libero e inizi a staccarti, vieni considerato un virus e vieni attaccato, vieni assediato da migliaia di cose differenti, che possono essere situazioni, possono essere gli amici che improvvisamente ti attaccano, non lo sanno perché ti attaccano, possono trovare 3.000 scusi, ma magari le scuse sono anche vere, ma loro non lo sanno perché ti attaccano. Il punto, lo sbaglio, ed è uno sbaglio che questo sistema, questa illusione, questa realtà fittizia ti sta rendendo colpevole del fatto che ti stai liberando.
Quindi smettila di giudicarti, smettila, qualsiasi cosa ti stia succedendo, non giudicarti, vai avanti. A volte il fatto che ti succeda qualcosa è un buon indicatore. Stai dando fastidio a qualcuno. Comunque, non sei da solo. Nessuno ti può portare al di là di questo gioco. Se, solo tu. E questo viene fatto solo e può essere aggiunto solo da quelle persone che hanno un'intenzione infallibile, quando questo, come Roba dice, il tono 40, proprio che hanno questo desiderio che non può essere fermato, ma un passo alla volta. Ok, comunque, io ci sono, io e tante altre persone che sono libere e che ti aiutano se hai bisogno. A proseguire. Guarda, guarda e impara, osserva. C'è la possibilità di farcela. Ciao.